Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace, attivare la campanellina così non vi perdete i miei nuovi contenuti. Vi invito anche a seguirmi su Instagram e mi chiamo Prince of Football 12. Tutto gratuito, ragazzi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi colpi o voci di calciomercato. E è tutto completamente gratuito, anche commentare, iscrivervi, lasciare mi piace e quindi vi invito a farlo perché vi fate felice, a voi non costa nulla. Parto dalle ufficialità, infatti la maglia del Milan è per la prima ufficialità, che è quella di Denis Vázquez, che arriva dal club Guarani, squadra paraguayana, diciamo per comunque pochissimi soldi perché è comunque semi sconosciuto questo ragazzo, che è un classe 98, quindi 24 anni, ed è un portiere, quello che serviva al Milan. Da vedere però ragazzi, comunque sì, sarà un titolare perché sì, è fermo ai box Maignan, però ragazzi comunque il calcio paraguayano è un altro pianeta rispetto alla Serie A, non so onestamente se lo lanceranno da subito titolare, ma credo di no. E quindi non è escluso che arrivi un altro portiere, però nel momento in cui arriva un altro portiere, va bene che Tatarusanu e ha il contratto fino a giugno e non credo verrà rinnovato. Mirante, bene o male, comunque dovrebbe avere lo stesso destino di Mirante, però al momento in rosa i portieri sono quattro, considerando anche Maignan, che non credo che sia un lungo deggente. Io credo che almeno si parla a fine gennaio, poi si arriva fino a febbraio, comunque non stiamo parlando di un calciatore che fino a giugno non gioca, quindi quattro portieri sono già tanti, non credo che si arriverà a cinque portieri addirittura. E quindi questa ufficialità l'ho detta, cosa ne penso? Credo che comunque Maldini e Massara sbagli non sbagliano questi colpi, lo hanno dimostrato comunque con Kalulu, ragazzi, che è arrivato praticamente quasi a zero, poi si è conquistato la titolarità egregiamente, direi. Fernandez quando arrivò comunque era sì conosciuto, però non aveva un po' rispettato le aspettative che, scusate il gioco di parole, c'erano su di lui. E infatti poi si è dimostrato un grande calciatore. E quindi stiamo parlando di calciatori che sono arrivati a poco e le loro valutazioni di mercato sono schizzate, quindi perché poi hanno overperformato anche le prime stagioni di Leao, per esempio, mi viene in mente, erano furoni esaltanti. Poi le valutazioni di mercato che sono schizzate, quindi direi che se comunque Maldini e Massara ci hanno puntato, la dirigenza ci ha puntato forte, significa che questo ragazzo sicuramente merita. E quindi questa è la prima ufficialità. La seconda, che non è ufficialità ma è data per fatta, è quella di Malè dalla Fiorentina Lecce. Ne avevo già parlato nel video precedente. Recuperatelo, mi raccomando. E quindi ragazzi, Malè a Lecce credo che sia un buonissimo colpo per il Lecce. Strano che comunque la Fiorentina si sia privata di Malè, perché comunque quelle volte che ha giocato non ha fatto male. Non era un titolare sicuramente, e quindi ci può stare comunque la cessione. Altra operazione fatta ed ufficiale è quella di Caputo, che torna all'Empoli, e la Sampdoria, ragazzi, sta cercando comunque di liberarsi un po' dei calciatori in una situazione economica, ragazzi, veramente complicata. Addirittura si vocifera che non ha nemmeno i soldi per arrivare a fine campionato, e quindi la FIGC probabilmente non aiuterà. Da vedere poi come chiuderà questa stagione, se la retrocessione sarà in B, se avrà i soldi per iscriversi al campionato di B. Quindi sono dispiaciuto anche per la Sampdoria, perché sta in una situazione veramente complicata, ma già lo sapevamo. Anche comunque la Sampdoria si muove sul mercato, perché anche in entrata, perché poi l'Hammers dall'Empoli dovrebbe fare il percorso inverso. L'Hammers sempre in prestito, perché comunque l'Hammers era in prestito dall'Atalanta e adesso andrà in prestito alla Sampdoria. Sempre Sampdoria, ragazzi, perché Alex Ferrari lascia in prestito alla Sampdoria e va alla Cremonese. Mentre si lavora, ragazzi, per Khedira. Si lavora per Khedira, in realtà non per quanto riguarda la Sampdoria, ma Khedira
In Forza Albani, ragazzi, ci sono tante squadre interessate in A, Lazio, Torino e Napoli. Quella più interessata al momento sembra il Torino, che però segue anche Shomurodov, calciatore della Roma in uscita, come piano B più che altro, perché stanno puntando tutti forti su Khedira. Diciamo, quelle più avanti sono Torino e Napoli. Più Torino, ma il Napoli segue comunque attento. Sta facendo un'ottima stagione in Serie B. Per me sarebbe un buon colpo per tutte quelle prima citate. Non so a Napoli onestamente cosa può dare, perché comunque sarebbe un panchinare, il terzo attaccante addirittura dopo Osimhen e Simeone, quindi più lo vedrei meglio alla Lazio, al Torino, alla Lazio come vice immobile. Alex Ferrari alla Cremonese è un buon colpo, perché comunque può rafforzare la Cremonese. L'Hammers alla Sampdoria, bisogna parare i danni, quindi giusto prendere comunque un calciatore in prestito che è comunque interessante. Caputo all'Empoli, conosce già la piazza, conosce già l'ambiente, quindi può dare sicuramente una grossa mano. Sempre Napoli con Unai, che ha fatto un ottimo mondiale con il Marocco, e sono tante le squadre interessate, ma quella più avanti sembra il Napoli. In forza Langer, Ligan in Francia, e attenzione a Napoli che è molto interessata ed è la squadra più avanti. L'Al-Nasr, almeno sulle voci, non si ferma, e attenzione perché vogliono Sergio Ramos e Modric. Si parla anche di Icardi, ho fatto uno shorts sul fatto che l'Al-Nasr sia interessato a Icardi, e attenzione perché sembra l'operazione più fattibile, perché Ramos e Modric probabilmente faranno un'altra stagione nelle rispettive squadre, Ramos nel Paris Saint-Germain e Modric al Real Madrid. Poi vedremo se insomma prenderanno in considerazione l'ipotesi al Nasr, e invece Icardi può essere un nuovo calciatore dell'Al-Nasr, perché comunque lui è attualmente al Galatasaray. E non è che si stia trovando benissimo in Turchia, quindi attenzione, potrebbe diventare il nuovo compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Andatevi a recuperare il video su Cristiano Ronaldo ufficiale all'Al-Nasr, con il mio parere. Chiaramente, ragazzi, il mio parere sono calciatori di un livello superiore comunque, e quindi sicuramente potrebbero portare maggior interesse verso il campionato arabo. Naitink alla Sampdoria dall'Udinese, altra operazione comunque low cost. La Sampdoria corre ai ripari dopo aver venduto comunque Alex Ferrari, che è un difensore, alla Cremonese, quindi prende Naitink. Juventus che sta cercando di fare delle uscite a centrocampo. Rabiot non rinnoverà, però dovrebbe restare fino a fine stagione. McKennie valutato 40 milioni in uscita, per poi puntare tutto su McAllister, l'ho detto anche nello scorso video. E si lavora anche sulla fascia, uno tra Male oppure il rientro dal prestito di Cambiasso, attualmente al Bologna. Per la fascia destra, siccome è quadrato, anche lui credo che andrà via, almeno fino a giugno probabilmente, poi andrà via. Male, ragazzi, in forza all'Atalanta, e attenzione perché non è un'operazione a basso costo, e quindi secondo me comunque sarebbe un buon colpo prendere Male, e l'uscita di McKennie, sempre fare spazio a McAllister, la provo tutta la vita. Se dovesse andare via Khedira, il Bari dovrebbe puntare su Pavoletti, ragazzi. Ci sta, do già il mio parere, perché ci sta Pavoletti, comunque calciatore di grande esperienza in Serie B, in forza al Cagliari. Bisogna vedere però se il Cagliari poi lo lascerà partire. Passiamo all'Inter, la situazione in casa Inter concentrata sui rinnovi, quelli di Skriniar e Dvoraj, già offerti, bisogna vedere. I due si accetteranno, quella di Skriniar sta andando avanti dall'estate, l'offerta è abbastanza alta, intorno ai 6-7 milioni, quindi la palla è passata al calciatore, vedremo. Ricordiamo che è stato molto vicino in estate al Paris Saint-Germain, poi non se ne è fatto niente. Per giugno si lavora su Thuram, di cui abbiamo già parlato, e attenzione perché c'è anche Scalvini, ma penso nel caso in cui i due non rinnoveranno. Gosens e Dumfries, sempre squadre interessate. Gosens Bundesliga, Dumfries
sempre per quanto riguarda la Premier League, ma non solo, quindi attenzione. Sosa e Reis invece per l'Atalanta sono i due nomi sulla fascia, penso nel caso in cui dovesse partire male, ma non solo. E quindi attenzione, Sosa in forza allo Stoccarda, Reis e l'alternativa in forza allo Sporting. Vedremo, potrebbero essere buoni colpi per l'Atalanta, che in genere non li sbaglia. Buon colpo, sarebbero ottimi colpi anche Thuram e Scalvini, di cui ho parlato prima all'Inter. E quindi attenzione, seguiamo con grande attenzione queste voci. Boga dovrebbe andare via dall'Atalanta, non ha fatto bene al Sassuolo, era un altro calciatore. Quindi l'Atalanta penso che vorrà far cassa, per quanto può, vorrà far cassa anche con Malinowski, è interessato molto in Marsiglia. L'Atalanta spara alto, intorno ai 30 milioni. Sarebbe un buon colpo per il Marsiglia, ma la cifra non è assolutamente bassa. Probabilmente vale comunque quella cifra, Malinowski è un ottimo calciatore, però insomma il Marsiglia per 30 milioni non credo lo acquisterà. Se l'Atalanta dovesse abbassare le pretese economiche, è un'operazione che potrebbe andare in porto. La Roma insiste ancora su Frattesi, si parla di un all-in fatto da Thiago Pinto e quindi ragazzi l'operazione non sembra vicina alla chiusura, ma la Roma punta forte proprio sul calciatore del Sassuolo, ex Roma, e ricordiamo che la Roma ha il 30% sulla futura rivendita, e se lo dovesse acquistare la Roma sarebbe pagarlo al 30% in meno praticamente. Per questo il Sassuolo spara alto. Ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, ci sono ancora tante voci, questo è il terzo. Presto arriveranno nuovi episodi con le ufficialità e nuove voci. Ci vediamo nel prossimo video, nuove bombe soprattutto. Iscrivetevi, lasciate mi piace, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, è tutto gratis, mi fate felice. Ciao!